Una breve integrazione del video di ieri, il video dell'Athlon XP 2002 con la GeForce 2 GTS. Se ricorderete, non sono riuscito ad eseguire 3D Mark 2000, non andava. Vi chiederete, avrà formattato, avrà cambiato drivers? No, niente di tutto ciò. Semplicemente ieri, manipolando la scheda durante i vari test, ho notato che era un po' sporca perché era lì ferma da diverso tempo e ovviamente c'era della polvere, non che fosse l'ercia, però. Quindi ieri sera l'ho passata bene con il WD-40, l'ho lasciata in verticale a scolare su di un cartone in modo che questa mattina i residui fossero già espulsi dalla scheda. L'ho passata con una carta assorbente da cucina normale, uno Scottex, poi visto che ho a disposizione un compressore l'ho fatta passare bene con l'aria del compressore in modo da eliminare tutti i residui oleosi, mi raccomando non troppo da vicina, probabilmente si può usare anche una bomboletta d'aria compressa, ma se uno ha a disposizione il compressore lo consiglio. Dopodiché l'ho ripassata ancora con la carta, con la Scottex, prima di rimetterla nello slot AGP e casualmente andando a fare i test ho riprovato così per curiosità a lanciare 3D Mark 2000 e la scheda ovviamente funziona perfettamente, non è cambiato nulla rispetto a ieri, ma oggi va anche 3D Mark 2000. Io non ho fatto nulla, può essere una casualità, comunque vi consiglio davvero il trattamento con il WD-40, è una tecnica che mi ha tramandato Nintech e lo ringrazio per quella, per la manutenzione delle schede, mi raccomando, cioè, fatela senno di causa se la volete fare, ma in caso di problemi vi consiglio di passare la vostra scheda, parlo di schede vintage, con questo prodotto fantastico che evidentemente fa bene ai contatti elettrici, pulisce bene il connettore AGP e come vedete 3D Mark 2000 ora gira senza bisogno di aver fatto assolutamente nulla. Neanch'io so fornire una spiegazione, però ieri ho provato, ho riavviato 20 volte e giuro non funzionava. Con il WD-40 abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ora abbiamo anche lo score di 3D Mark 2000 della GeForce 2 GTS sull'Athlon XP 2002. Ho fatto il trattamento anche alla 3D Prophet 4000 XT. Stessa procedura, ho lasciato la scheda a scolare i residui per un paio d'orette, l'ho asciugata prima con gli Scottex o fazzoletti di carta, usate quello che vi fa comodo. Poi l'ho passata col compressore, l'ho riasciugata di nuovo, l'ho infilata nello slot AGP e questo è il risultato, signori. Come vedete sono riuscito ad andare a schermo, non mi sono più comparsi gli artefatti, la scheda è stata correttamente installata, qui vedete le specifiche. E questo invece è 3D Mark 2000, la scheda sta girando, la sto testando e sembra che tutto sia andato bene. Può darsi che sia un caso, può benissimo darsi che sia un caso, prendete tutto con le pinze, non è che il WD-40 è l'elisir di lunga vita, ma la cosa più probabile è che il connettore AGP delle due schede, in particolare anche della 3D Prophet, fosse sporco. E in questo modo, o come mi dice Nintech, con il quale ci siamo sentiti in chat immediatamente per questo aneddoto del giorno, per quanto riguarda la mia esperienza, e può darsi che abbia spurgato anche le VRAM. Nel frattempo stiamo andando, vedete, il risultato è più basso ovviamente di quello della GeForce 2 GTS, ma in questo video frega niente, sta di fatto che la mia 3D Prophet 4000 XT non è fallata ma funziona. Sarà stato un problema di drivers, sarà stato quel che volete, però adesso va e io sono contento. Provo a testarla anche con quei due, giusto per vediamo quanti FPS fa, giusto proprio per la curiosità che mi è venuta sul momento. E beh, stiamo sugli 80 fps, diciamo che non si comporta male, anche la resa grafica è buona, merita un video.
Però detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima. Può darsi che vi proponga, devo finire di proporvi i test delle mie build con le 3DFX, la Voodoo 3 2000, la Voodoo 3 3000 mancano, e volendo anche un test un po' approfondito con il PC che vedete sotto questo LCD sul Compaq Desk Pro con dentro la S3 Savage 4 e la 3DFX Voodoo 2, ma queste sono altre storie che vedremo prossimamente sul canale. Arrivederci, mi raccomando, cioè, se andate a fare l'operazione, occhio, anzi cercate di avvalervi dei consigli di una persona esperta, come ho fatto io ricorrendo a Nintech. Anzi, vi lascio il link al suo canale in descrizione, mi raccomando iscrivetevi, perché avere un personaggio del genere come punto di riferimento è veramente tanta roba. Grazie a tutti e alla prossima.